Paolo Palopoli, Sergio Forlani. I ragazzi, un applauso, Paolo Palopoli e Sergio Forlani. I ragazzi che hanno organizzato un concerto qui stasera, insomma, che è andato veramente bene, erano guidati, aiutati, anzi, da un gruppo di ragazzi che dopo loro vi presenteranno. Allora, cominciamo con Paolo Palopoli, perché generalmente si parte da chi conosci da più tempo, tra i due, giusto qualche, un poco prima conosciamo Paolo Palopoli, che ha cominciato a lavorare con noi, mi pare, da subito, quando abbiamo aperto il locale. Sì, sì, diciamo, certo, proprio all'inizio, proprio quasi alla presentazione della riapertura, dopo una settimana già ero qui. E allora, ovviamente, per essere qui vuol dire che alle spalle avevi già una storia, perché al di là dell'amicizia, dell'educazione, dell'affetto, avevi una storia che è quella di Paolo Palopoli come musicista, chitarrista. E allora? Beh, diciamo una storia che nasce nel jazz, nella musica pop, il blues, insomma, con una serie di influenze, e qui infatti abbiamo presentato vari progetti. Non ultimo temporalmente, ma non ultimo come qualità, questo first out, questo disco di prossima uscita, che appunto qui, insomma, già stiamo facendo ascoltare in anteprima col piacere del pubblico. Sergio Forlani, che abbiamo conosciuto tramite Paolo, anche con te, insomma, diverse volte abbiamo avuto il piacere di sentirsi suonare il piano. Il piano è uno strumento che mi ha colpito circa 30 anni fa. Io ho cominciato con la chitarra ritmica, però improvvisamente ho scoperto che il piano è uno strumento molto più completo e orchestrale, è la cosa che più mi interessava, perché ho un concetto della musica abbastanza orchestrale e completo. Quindi il pianoforte è lo strumento per me ideale. E quindi hai messo tutta questa tua capacità di orchestrare in questo CD First Out che presentiamo qui? Devo dire, l'ho fatto un pochino tardi. Io sono un po' più grande di Paolo e di tutti gli altri, però ho aspettato abbastanza prima di far uscire un disco. Però adesso posso dire di averlo fatto con cognizione di causa, perché, diciamo, con la maturità giusta per fare un disco. Suona 3, 4, quanti sassofoni esistono, li suoni tutti quanti. Qua solo per una serata, così per lui è normale portare 3 strumenti. Allora, li vogliamo spiegare agli amici di Night questi strumenti? Sì, allora, quello lì a destra, il più grande, il più alto, diciamo, è il tenore. E al centro invece l'alto, e quello lì dritto è il soprano, che in realtà esiste sia dritto che curvo. E quindi a volte... Il tuo preferito? Ce n'è uno che tu dici è il mio, più degli altri? Io sono tenorista, parto come tenorista e, diciamo, considero che il tenore è il mio primo. Diciamo, il mio primo suono caldo e più profondo, vogliamo, insomma. Sì, anche perché, non so, risponde forse meglio al mio modo di, non so, di... ognuno penso che ci abbia una sonorità più consona. Dentro di sé. Alla propria personalità, alla propria... Forse anche un fatto fisico.
come hai conosciuto musicalmente Paolo Palopoli? Allora, uno dei miei tanti progetti musicali qui a Napoli era Pat Simile, ispirato a Pat Metheny, alle cover del Pat Metheny Group. Ebbi bisogno di un chitarrista e conobbi Paolo e mi sembrò il tipo adatto, perché era abbastanza patuto, come si suol dire, di Pat Metheny. E infatti in poco tempo riuscimmo a organizzare questa situazione in trio, lui, io e Massimo Madonna batteria. Sono altri due progetti sicuramente interessanti, che uno dedicato alla canzone sia nel jazz sia nella bossa nova, insomma tutto quello che è canzone dagli anni 40 ad oggi, con Marco Scognamiglio, che è il cantante che ha anche preso parte a questo nostro progetto. Poi presenteremo tutti gli altri musicisti. Diciamoli i nomi dei ragazzi che vi accompagnano, sia nel CD, non so se ce ne sono di più del CD, che poi quelli che vengono anche a suonare. Allora, una parte li dice Paolo, per par condicio, che è importantissimo. Allora, diciamo Emanuele Melisurgo, sicuramente un grandissimo talento partenopeo, e, diciamo, lui ha una storia, poi magari ve la racconterà, con esperienze con il grande Tony Cercola, insomma, che qui poi è solito essere, e con esperienze in tutta Italia, a Roma, a Milano. Il secondo collaboratore che ha suonato con noi e si è affidato abbastanza presto con noi, incredibilmente, è Domenico Benvenuto, batterista, oltre a Massimo Mercogliano al basso, che in un batter d'occhio per una situazione che si è venuta a creare difficile per noi, ci ha risolto tantissimi problemi. Insomma, parlarvi di Otello Matacena, un percussionista che sicuramente non si può dire che non ha avuto esperienze, ha suonato qualsiasi sorta di percussioni, dalle percussioni africane alle tabla, con cui assieme collaboriamo infatti a un progetto di musica indiana. Allora, l'appuntamento ufficiale, diciamo che sono orgoglioso, sono contento che la prima uscita la fate qua con noi, ci abbiamo creduto, insomma, voglio dire, sono contento perché la gente poi ne risponde veramente alla grande. E allora, qual è l'appuntamento? Allora, l'appuntamento, mi raccomando, non mancate, il 26 aprile, vi aspettiamo in tanti. Con il CD intitolato? First Out. Autori principali del CD? Paolo Palopoli. Sergio Forlani. Agli amici di Night. Buonanotte. Ciao.